Instead of having a traditional one-to-one interview with a candidate and try to explain with words what is our culture, at this specific moment we're organizing something that they experience a little bit how it is to work in Barilla, and at the end of the day they will be the ones that will decide whether they fit within the Barilla culture or not. So in this specific case I would say that tradition and innovation, they go together. If you have such a long history, we're talking about a company of more than 140 years of history, and this heritage cannot be transmitted, all of it, in one day. However, what we are trying to do with this hackathon is actually to convey some basic elements of our employer value proposition. Oggi siamo in un luogo molto emblematico per noi, questo è il centro della nostra ricerca e sviluppo, era storicamente un impianto pilota, quindi un laboratorio di innovazione. E lavoriamo con la metodologia del design thinking che mette al centro le persone. I ragazzi che sono qui oggi con noi sappiamo che hanno una sensibilità naturale verso i temi della sostenibilità. Quindi ci aspettiamo un grandissimo contributo di idee da loro per questa loro coscienza così naturale e anche ci aspettiamo che ci sfidino nel nostro modo di pensare queste tematiche. La tradizione e l'innovazione si riconoscono perché fa parte della storia di Barilla, un'azienda. È una delle più antiche e storiche aziende italiane, nata nel 1877, ha fatto della innovazione il successo durante tutti questi anni, anche se parte da un core prodotto che è la pasta e poi ha allargato il suo business, e anche in termini HR e recruiting abbiamo cercato di unire la parte di tradizione, quindi un sistema di selezione, alla parte innovativa utilizzando un processo altamente nuovo e innovativo come può essere un format di hackathon e design thinking. Barilla ha scelto di usare il design thinking per creare un momento informale in cui tutti i partecipanti possano confrontarsi rispetto a una sfida comune, lavorando in gruppo e mostrando così la loro attitudine vera, autentica e la loro capacità non soltanto di raggiungere un obiettivo ma di stare insieme. La capacità di guardare le cose con prospettive nuove ed inedite è sicuramente riconoscibile nella capacità dell'individuo di fare domande, non tanto di arrivare in modo immediato alle risposte. E nell'hackathon di oggi abbiamo cercato di dare spazio e possibilità ai ragazzi di poter fare domande, di poter manifestare questa loro capacità, questa loro attitudine, questa loro voglia di conoscere. Barilla in questo caso ha la possibilità di far vedere che sta cambiando e che sta innovando non solo a livello di prodotto ma anche di processi HR. Questa è una nuova modalità di porsi ai candidati che ricercano un'opportunità di stage o un'opportunità di lavoro. Il fatto di venire qui e di non effettuare un colloquio individuale ma di partecipare a un progetto di gruppo con una metodologia completamente diversa e innovativa dà la possibilità di distinguersi tra le varie aziende. Sicuramente è un'esperienza che ti arricchisce, tutto in inglese, tu ti viene presentata l'azienda che in pochi conoscono nel dettaglio tutte le cose che fa, la grandezza e come è strutturata. Quindi sicuramente una giornata che mi ha arricchito non poco. In un colloquio individuale, secondo me, tu hai 10 minuti, una mezz'ora per farti conoscere, per cercare di dimostrare cosa hai fatto nella vita e da dove vieni, quali sono i tuoi sogni, le tue aspirazioni. Invece durante una giornata per l'azienda è più semplice perché riesce a vedere realmente la persona, come lavora, come fa a lavorare, come si relaziona con gli altri, ma anche per noi, perché un conto è farsi conoscere nel giro di 10 minuti, un conto è avere una giornata intera. Dopo una giornata del genere, quello che mi porterò a casa sicuramente sarà la convivialità e l'interattività che questa giornata ha portato, quindi il fatto di essere a contatto con altri ragazzi come me, quindi nonostante siamo competitor come aziende diverse nello stesso mercato, però comunque collaboriamo allo stesso tempo per portare una soluzione, per portare quello che
sia la risposta ad un problema che l'azienda si pone, pertanto la collaborazione e anche il lavoro di squadra che caratterizza la giornata sicuramente sarà l'elemento che porterò a casa in maniera più convinta. Credo che un evento di questo genere, che è qualcosa di vivo, nel senso che permette di vedere le persone in azione, restituisca una quantità di insight, di informazioni e di opportunità all'azienda, nello specifico a Barilla, cioè la possibilità di entrare in contatto con dei giovani, entrare in contatto con dei potenziali candidati, entrare in contatto con consumatori allo stesso tempo, quindi è un evento secondo me multipurpose che dà la possibilità di mettere, di liberare delle energie che normalmente in un processo di recruiting sono molto difficili da vedere, da trovare.